risolvere quanto prima i problemi del pronto soccorso dell'ospedale Umberto I di Nocera Inferiore con l'arrivo di nuovo personale medico ed infermieristico. Continuano a chiederlo i sindacati. Gennaro D'Andretta della CGIL parla di una situazione peggiorata. Al momento è ancora tutto fermo, non c'è stata nessuna soluzione in merito e praticamente anzi è peggiorata come si prevedeva nel periodo estivo con le ferie, in più si è aggiunto anche qualche infortunio che finisce ulteriormente ad aggravare quella che è poi l'assistenza per la copertura dei turni. Io mi auguro che ci si avvia una risoluzione del problema, ma l'unica soluzione, ripeto, è il personale. Cioè bisogna arruolare del personale per poter sia far fronte all'assistenza, in primis garantire una buona assistenza di qualità e anche per poter rispettare la normativa, la legge 161, la legge europea, che ci consente di non sforare con le ore di straordinario, oltre le 250 ore, che ci mette tutti nelle condizioni di poter lavorare in modo sereno. Ci fa piacere che adesso è diventato un punto di primo intervento Scafati, come ci farebbe ancora più piacere che potenziassero queste strutture sul territorio, perché è l'unico modo per decongestionare Nocera, l'ho detto già in altre occasioni. Il problema di Nocera non è tanto gli accessi, che è evitare che arrivino degli accessi impropri, e questo è l'unico modo per poterlo fare, è fare il filtro sul territorio, cioè far funzionare meglio e potenziare primo soccorso di Scafati e Passaut di Pagano. Ed intanto viene segnalata nel corridoio della direzione sanitaria dell'Umberto I la presenza di un armadietto che tranquillamente può essere aperto, non vi è infatti alcuna chiusura di protezione con all'interno qualcosa di delicato, flaconi da trasportare all'ospedale Andrea Tortora di Pagani per effettuare l'esame istologico.